Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme nei giorni scorsi avevano sequestrato, presso un'attività commerciale sita a Lamezia Terme, 80 mascherine di comunità, recanti marchi contraffati di note griffe di moda. Per questo il titolare dell'attività commerciale era stato segnalato a questa procura della Repubblica per i reati di contraffazione e ricettazione. I tempestivi successivi accertamenti hanno consentito di risalire al fornitore, individuato in un'attività commerciale all'ingrosso, anch'essa ubicata nel comune di Lamezia Terme. L'ispezione presso quest'ultimo locale commerciale ha permesso quindi di rinvenire altre 400 mascherine di comunità recanti marchi contraffati. Inoltre, i militari hanno notato che risultavano esposte per la vendita alcune confezioni di mascherine chirurgiche che riportavano l'indicazione Made in Italy, ma in realtà, all'interno della confezione, contenevano le indicazioni della certificazione dello standard qualitativo esclusivamente in lingua cinese. Pertanto, ritenendo tali dispositivi individuali di dubbia provenienza, hanno esaminato la documentazione contabile detenuta dal titolare dell'attività commerciale e hanno accertato che questi acquistava separatamente le confezioni riportanti la falsa attestazione della produzione italiana e le mascherine chirurgiche prive di qualsiasi certificazione in merito al produttore e agli standard qualitativi.